Ciao a tutti, la Ternana si allenerà a Marmoreo. Questa è l'ipotesi più probabile che riguarda il mese di ottobre. Riassumiamo la situazione: la Ternana in questo momento si sta allenando regolarmente tutti i giorni al San Paolo di Narniscalo. Però il San Paolo di Narniscalo deve fare appunto nel mese di ottobre dei lavori di manutenzione, dei lavori di efficientamento energetico principalmente per quanto riguarda gli spogliatoi, e quindi a causa di questi lavori non può essere utilizzato dalla Ternana per gli allenamenti. Per cui è una cosa innanzitutto che riguarda solo ed esclusivamente il mese di ottobre, per cui la Ternana per questo mese deve trovare una soluzione temporanea, e la soluzione più probabile è quella di allenarsi a Marmore, dove c'è un campo in erba naturale, quindi la Ternana si potrebbe allenare a Marmore per il mese di ottobre. Per quanto riguarda il calciomercato che ancora non è finito per la Ternana, perché nella giornata di oggi verrà ufficializzato Viviani e quindi conclusa la trattativa tra la Ternana e il Brescia, che prevede l'arrivo a Terni di Viviani e l'arrivo in Lombardia al Brescia di Paghera, e quindi questo riguarda il calciomercato in entrata. Poi c'è sempre il giocatore spagnolo che la Ternana sta seguendo, ma staremo a vedere se arriverà a vestire il rosso-verde oppure no. Comunque la Ternana può da qui in avanti attingere sempre al mercato degli svincolati. Ovviamente la rosa è al momento completa, per cui staremo a vedere se lo farà. Per il resto c'è un interesse della Casertana su Mattia Proietti, e staremo a vedere se Proietti accetterà questa volta la destinazione casertana, altrimenti molto probabilmente rimarrà a Terni fino a gennaio. Poi starà la società rossoverde decidere se metterlo fuori rosa, se tenerlo in rosa fino a gennaio e poi a gennaio prestarlo, venderlo oppure rescindere il contratto. Queste sono tutte ipotesi che saranno al vaglio della società rossoverde e sicuramente saranno analizzate anche dal DS Capozucca, per cui staremo a vedere quello che succederà per quanto riguarda la situazione Proietti. Per il resto, la Ternana per il mese di ottobre si allenerà a Marmore.